Allora, oggi introduciamo il principio di conservazione della massa e dell'energia, cioè parleremo di due grandezze che sono grandezze conservative, una che conoscete molto bene è la massa, l'altra è l'energia che conoscete magari forse meno bene, soprattutto per quello che riguarda l'aspetto, diciamo, dell'energia interna di un sistema, e che sulle quali noi possiamo fare, diciamo, un bilancio. Così come lo possiamo fare su qualunque altra grandezza. Probabilmente l'esempio che è più calzante, quello più semplice da comprendere, diciamo, è quello economico, quindi magari facciamo qualche esempio anche nell'ambito economico prima di entrare sugli aspetti prettamente fisici che invece formano parte del nostro corso. Allora, se abbiamo una generica grandezza G, noi possiamo dire, diciamo, dato un sistema e dato quindi un certo volume di controllo, a questo punto per quanto riguarda noi una massa di controllo ovviamente, e dato un intervallo di tempo in cui vogliamo fare questo bilancio, possiamo dire che per la generica grandezza G la sommatoria di tutte le quantità che entrano in un determinato tempo più la quantità di G che viene generata all'interno del mio sistema è uguale alla sommatoria di tutte le quantità G in uscita più la quantità di G che viene distrutta più ovviamente il termine di accumulo, cioè la quantità di G che viene accumulata all'interno del mio sistema ovviamente nel tempo considerato per il mio bilancio. Quindi qualunque sia la grandezza G, noi possiamo scrivere un bilancio attraverso questa relazione che prevedete qui. Allora, facciamo degli esempi. Iniziamo con degli esempi più semplici del mondo, che possono essere ovviamente quelli economici, che poi, su cui bilanci, diciamo, ne fate quasi tutti i giorni, immagino, perché, diciamo, arrivare a fine settimana con la pagina è sempre un po' difficile. Per noi genitori arrivare a fine mese, diciamo, il bilancio, diciamo, li chiudiamo a fine mese normalmente. Però, diciamo, il discorso è lo stesso, cosa cambia tra noi genitori e voi figli? Cambia il sistema di controllo, perché io ovviamente devo fare il bilancio sul sistema famiglia, voi fate il bilancio sulla vostra tasca, quindi ovviamente quello che, sulla vostra tasca, cioè sulla vostra persona, no? E quindi cambia, se cambia, diciamo, il sistema, dovete ovviamente considerare in modo diverso le quantità di ingresso e in uscita, va bene? Cioè quella che per me è sul sistema famiglia non è un'uscita quel momento in cui io do a mio figlio o a mia figlia una certa quantità di denaro, è un flusso interno, quindi non lo vedete, io non lo vedo come sistema famiglia, va bene? Ovviamente invece per mia figlia è, o per mio figlio è un ingresso quando io do le due soldi ed un'uscita quando le spende. Nella realtà, se all'interno della famiglia ci sono più componenti, io praticamente questa quantità che entra dagli stipendi, diciamo, da rendite eccetera, le vedo all'interno del nostro sistema, ma non è detto che io veda, anzi non le vedo, quello che passa da me ai miei figli, va bene? Chiaro? Quindi quello che vedo è soltanto quel flusso generale all'interno del macrosistema. Quindi, come vedete, la cosa più delicata nel fare i bilanci è l'oggetto su cui noi facciamo il bilancio, cioè il sistema che noi studiamo. Questo deve essere fondamentale, capire questo, perché quando voi fate dei bilanci di energia o di massa, la cosa, l'errore più comune che potete fare è sbagliare a mettere, a considerare il vostro sistema. Cioè, per esempio, per l'ingresso considerate un sistema e per l'uscita considerate un altro sistema. E quindi sbagliate. Quindi attenzione, quando facciamo un bilancio, la prima cosa da capire è che cosa sto fotografando? Qual è il sistema di controllo? Su quale sistema sto facendo il mio bilancio? Chiaro l'analogia economica? Tutto quello che viene all'interno del sistema a me non interessa finire il bilancio. Quindi, se io facciamo un esempio, diciamo, di un bilancio familiare, la persona, quindi i due genitori hanno degli ingressi dovuti a che cosa? Agli stipendi. Poi ci sono delle rendite e quindi, diciamo, considererò tre voci d'ingresso: stipendio del papà, stipendio della mamma e rendita mensile, un affitto di una casa, per esempio. Va bene? Quali sono le voci in uscita? Sono le voci in uscita non solo del papà e della mamma, ma ovviamente anche dei figli. Quindi quello che spendo per l'autovettura, quello che spendo per
diciamo, il fitto del mese, diciamo, del mensile di casa, quello che spendo per, diciamo, la spesa per ogni giorno, quello che spendo per le paghette, non ci sta, quello che spendo i miei figli dato le paghette, diciamo, che gli ho dato, e così via, va bene? E così via. Quindi di fatto metterò tutti gli ingressi e tutte le uscite. E questo è facile da fare, giusto? Quindi, chiaro che quali sono gli ingressi e le uscite? Questa qui dice, ma che sono G generata e G distrutta? Allora, nel caso dei soldi, è chiaro che nel sistema famiglia io non ho generazione di soldi. Perché? A meno che io non sia come Totò, non so se vi ricordate, che si mette a stampare soldi falsi, quindi c'ho G generata in quel caso, no? Oppure a meno che, diciamo, al di là, diciamo, di Totò, potrei essere una banca, potrei essere la Banca Europea, quindi il sistema è un sistema più grande, è un sistema paese, e se il sistema paese è banca, cioè stampa soldi, ho la G generata in quel caso, giusto? Cioè, ho la moneta che sto stampando. Ovviamente allo stesso modo ci potrei avere una G distrutta, quella ce l'ho anche a casa mia. Perché? Perché qualche volta i miei figli si dimenticano, diciamo, i soldi dentro i pantaloni della lavatrice, quindi soldi distrutti ci sa. È capitato anche a voi, vedo dei vostri sorrisi. Vabbè. Allora, quindi evidentemente la G distrutta potrebbe essere. Ragazzi, la G distrutta potrebbe esserci, quindi strappare i soldi, ma strappare in quel senso là, non strappare nel senso che li avete sprecati. Quello potrebbe esserci. Lo stesso discorso vale per uno Stato, va bene? Cioè, lo Stato normalmente quando prende una certa quantità di soldi dalla banca, dal flusso del, diciamo, di economico, normalmente una parte, diciamo, di quei soldi potrebbe andare al macero, quindi deve essere sottratta alla quantità che viene stampata, no? I soldi che sono molto usurati, le banconote usurate vengono ritirate e ovviamente distrutte. Ho avuto per un sacco di tempo, diciamo, sulla mia scrivania un pacco di 50.000 euro, diciamo, di 50 euro, tutto quanto, diciamo, ridotto in poltiglia, non so se l'avete mai visto. Va bene, sono tanti, diciamo, coriandoli fatti con i soldi. E quindi avete questo pezzo qua. Ora, che cos'è invece il delta G? Secondo voi cosa rappresenta in questo bilancio familiare il delta G? Il risparmio, va bene? Nel nostro caso, diciamo, poiché io faccio il bilancio sulla mia famiglia, io normalmente per me il delta G è il risparmio. Il delta G dei miei figli non è il risparmio, ma che cos'è? Che cos'è? È il debito che hanno accumulato nel mese. Cioè hanno speso normalmente più di quanto, diciamo, è entrato. Per cui alla fine del mese il delta G è negativo. Vabbè, perché se c'è un risparmio il delta G è positivo, cioè c'è una quantità, 100 euro sono entrate, sono uscite 99 euro, un euro mi è rimasto. Se invece mi sono entrati 100 euro, ne ho speso, cioè ho speso 105 e devo dare al mio amico che mi ha prestato 5 euro, gli devo dare ancora quei soldi, di fatto io ho un delta G negativo e quindi di fatto ho speso di più di quanto mi potevo permettere e quei soldi devono andare in qualche modo, devono essere, diciamo, in qualche modo ripresi da qualche altra parte, va bene? Come vedete l'accumulo non è necessariamente, anche nel bilancio economico, deve essere positivo, può essere positivo o può essere negativo, cioè può essere risparmio oppure debito che ho accumulato, va bene? Detto questo, è chiaro che io questa, diciamo, questa mia semplice trattazione ovviamente, diciamo, ha dato come ipotesi, diciamo, uno, il sistema. C'è un altro aspetto che noi, diciamo, di cui non abbiamo considerato, su cui molto spesso i bilanci non tornano. Allora, normalmente che cosa succede? Che io la paghetta la do, diciamo, sulla settimana, per esempio, e che cosa succede invece sul, diciamo, eventualmente sul bilancio dei, diciamo, dei figli? Che arrivati al sabato, diciamo, al giorno prima, dice, vabbè, è finita la settimana. No, non è finita la settimana, perché in realtà sono ancora 2 giorni. Cioè, attenzione, perché tu non puoi considerare da un lato gli ingressi nella settimana e le uscite su 5 giorni, giusto? Se ne sono dei risate, siete tutti uguali, giusto? Vabbè. Detto questo, che cosa vuol dire? Vuol dire che se faccio un bilancio lo devo fare seriamente, cioè lo devo fare sempre sullo stesso tempo. Quindi altro errore che voi spesso fate,
non sui soldi, lasciamo perdere, dico sul quando fate gli esercizi, è considerare il tempo diverso tra l'ingresso e l'uscita. Cioè faccio il bilancio da un lato di un mese e dall'altra settimana. No, devo tener conto sempre dello stesso sistema e dello stesso tempo in cui sto andando a considerare le quantità in ingresso e in uscita. Altrimenti la cosa non funziona, va bene? Altrimenti c'è un errore nel bilancio. Quindi ricordiamoci che il bilancio ne va su un sistema ben definito e per un intervallo di temporale ben definito. Ci sono due aspetti che devo tenere, sono banali, però purtroppo quando vado a fare i conti, se queste banalità poi mi sfuggono, evidentemente poi commetto degli errori. A questo punto siamo corazzati, diciamo, abbiamo capito questa reazione che poteva sembrare astuta in prima battuta, invece adesso dovrebbe, ma qui se è logico, la cosa dovrebbe funzionare. Andiamo a vedere con le grandezze fisiche che noi conosciamo come funzionano queste equazioni di bilancio. Allora, supponiamo di avere un sistema, facciamo una cosa molto semplice, una bella vasca da bagno in cui io ho il rubinetto, diciamo, entra, diciamo, dell'acqua, ovviamente nella vasca, diciamo, poi il livello potrebbe essere questo, e ho dall'altro lato il foro, diciamo, aperto in uscita, diciamo, il cuscino dell'acqua. Allora posso fare un bilancio sul sistema vasca? Certo. Allora come vado a fare, diciamo, questo bilancio? Ebbene, che cosa faccio? Vedo le quantità che, diciamo, la quantità di acqua che entra, vedo la quantità di acqua che esce, va bene, e vado a scrivere l'equazione di bilancio. Ovviamente in questo caso io dovrei scrivere, in generale dovrei scrivere la sommatoria delle quantità M in ingresso uguale a che cosa? Più la quantità di M che viene generata uguale alla sommatoria delle quantità in massa in uscita più la massa che viene distrutta più la, diciamo, il delta M, cioè la massa che si accumula nel mio sistema di riferimento. Va bene? Quindi, per non sbagliare, la prima cosa che faccio, che cosa devo fare? Dico, ah, questo è il mio sistema di controllo. Mi metto la superficie di controllo, quindi mi faccio il mio volume di controllo perché voglio fare il volume di controllo. Va bene, potrei fare ovviamente, diciamo, diversamente. Cioè, vi ricordo che in termodinamica il nostro sistema o lo prendo, faccio l'approccio della massa di controllo o faccio l'approccio del volume di controllo. L'approccio massa di controllo è banale, perché io, diciamo, seguo la massa e se seguo la massa, il mio sistema segue la massa nel suo fluire, la sommatoria delle M in ingresso quant'è? Zero. E la sommatoria delle M in uscita è zero, quindi è banale il mio bilancio. Nel caso invece in cui io posso far entrare massa e posso far uscire massa, evidentemente l'equazione di bilancio diventa un po' più, diciamo, complessa. Quindi faccio un approccio volume di controllo. Detto questo, andiamo a vedere le due quantità. La prima cosa andiamo a vedere le due quantità Mg e M distrutto. Allora, noi sappiamo, ormai dai corsi elementari, lo abbiamo ribadito anche nel corso di fisica tecnica, che la massa è una grandezza conservativa. Cioè, io non posso né creare massa dal nulla, né distruggere massa. Nella realtà abbiamo visto che se uno va a fare un corso di fisica nucleare, potrei convertire massa in energia, ma questo è, diciamo, se ho delle trasformazioni nucleari all'interno del mio sistema. In un sistema semplice come quelli che noi studiamo, questa legge è assolutamente, diciamo, inviolabile e quindi diciamo che non ho né massa generata né massa distrutta. Giusto? Perché la massa è, diciamo, una grandezza conservativa. Ovviamente quindi cosa mi resta? Mi resta tutta la quantità della massa che entra in un intervallo, ricordiamocelo, diciamo sempre qui, nell'intervallo delta teta di tempo che sto considerando. Vogliamo fare un minuto? Vogliamo fare 10 minuti? Scrivo quanto è l'intervallo di tempo, in un anno, in un'ora, cioè posso mettere l'intervallo di temporale, però lo devo definire. Cioè, quindi definisco il sistema e definisco l'intervallo di temporale, se no non posso fare il bilancio. Non ha senso il bilancio se io non dico in quanto tempo lo sto facendo. Perché se sta entrando, se in un minuto è entrato un chilo di acqua, in 2 minuti, diciamo, potrebbero essere 2 chili e così via. Chiaro? Quindi a seconda del tempo o può essere diversa la quantità che entra. Vi trovate? Se io lascio il rubinetto, diciamo, aperto,
È chiaro, se lo faccio in un secondo è entrata una certa quantità, se lo faccio in 2 secondi è entrata un'altra e così via. Beh. Quindi ricordiamoci, quando faremo i nostri bilanci, quando calcoleremo questi, applicheremo questi bilanci, di ricordarci, ma in quale intervallo temporale sto parlando? Perché sennò non ha senso proprio fare il bilancio. Può essere anche un secondo, cioè può essere anche un bilancio per unità di tempo. A questo punto vedremo che posso scrivere anche diversamente il mio bilancio. Se lo faccio per unità di tempo posso dividere tutto per il delta teta, cioè se siamo in una condizione particolare e questa condizione particolare è quella di, diciamo, di farla per, diciamo, per unità di tempo, quindi voglio vedere quanta massa che entra per unità di tempo, cosa vuol dire? La massa per unità di tempo come l'abbiamo chiamata fisicamente? La portata. Quindi se io faccio il limite per delta teta che tende a zero, divido tutto per delta teta, che cosa succede qua? Come diventa questa relazione? Sommatoria delle portate massiche in ingresso uguale a che cosa? Alla sommatoria delle portate massiche in uscita, giusto? Più la derivata, ovviamente facciamo una derivata parziale perché potrebbe essere, dipendere anche da, nel tempo teta, di che cosa? Di tutta la massa del mio, diciamo, che ci sta all'interno del mio volume di controllo. Va bene? Quindi questo diventa il nuovo bilancio scritto per unità di tempo. E quindi, però, è equivalente a questo. Che cosa ho fatto? Qual è la, diciamo, l'operazione che ho fatto per passare da qua a qua, ragazzi? Fisicamente, questi erano chilogrammi, questi sono? Chilogrammi al secondo. Non solo, per fare questo chilogrammo al secondo, non sono diviso per il delta teta. Quindi era un chilogrammo, ho diviso un minuto che stavo anche, ho diviso chilogrammi per un minuto. Bene, qui di fatto, quando io dico m punto, diciamo, sto dicendo un'altra cosa, non sto guardando in generale un tempo lungo, ho di fatto il tempo sufficientemente piccolo, cioè quindi ho diviso per delta teta e ho fatto il limite per delta teta che tende a zero di m in ingresso su d teta, e quindi queste diventano le portate massime. Chiaro? E questo di delta su delta teta diventa la derivata parziale rispetto, diciamo, a teta. Cioè il tempo l'ho fatto tendere a zero e quindi ho questa relazione scritta in questo modo. Va bene? Quindi la stessa equazione di continuità, si chiama così, si può scrivere sia in forma integrale sia in forma differenziale, cioè sia per, diciamo, ovviamente differenziale rispetto al tempo, lo posso addirittura fare differenziale anche rispetto allo spazio, ma questo è un altro passo ancora. Quindi, allora, di fatto, andando a guardare l'esempio che avevamo fatto prima, vediamo che cosa succede. Se nel tempo delta teta, facciamo un minuto, sono entrati 10 kg e ne sono usciti, facciamo 5, che cosa è successo all'interno della mia vasca? È alzato di livello, cioè ho un accumulo, giusto? Il delta M accumulato sarà di 5 kg. Quindi se io vi dico, ragazzi, allora io invece di un ingresso e una sola uscita, ho 2 rubinetti e due fori, va bene? Che cosa diventa? Io vi dico, sono entrati 5 kg da qua, sono entrati 4 kg da qua, qua sono usciti 2 e qua sono usciti 2, totale accumulato 5 più 4, 9, quindi sommatore dell'M in ingresso, 2 più 2, 4, quindi meno 4, quindi sono 6. Quindi, come vedete, è facile, diciamo, fare un bilancio nel momento in cui voi avete n ingressi e n uscite, qualunque sia il sistema. A questo punto è chiaro che, diciamo, diventa estremamente semplice un sistema di questo tipo, ma voi avrete sistemi di questo tipo, molto più complessi, in cui avete n ingressi ed n uscite. Va bene? A questo punto n ingressi ed n uscite, la sommatoria la estendete di che vada 1 ad n, di che vada 1 ad n ingressi, e sommatoria per i che vada 1 ad n uscite, e quindi tale quale qua ad n, da 1 ad n uscite, dove il numero di ingressi può essere differente dal numero di uscite, possono essere 3 ingressi e 4 uscite, 1 ingresso e 5 uscite. Li trovate? Vi vedo un poco già perdere lucidità. Che cos'è? Cosa? È solo il formalismo che vi sto aggiungendo, ma dal punto di vista logico non è cambiato.
simboli sommatori, riconoscete, per su. Allora, adesso facciamo un altro piccolo passetto, diciamo, perché diciamo, noi per fortuna non faremo l'approccio differenziato, per voi lo farete soltanto a secondo livello, quindi non vi ricapo l'equazione di continuità differenziale, quindi andando da questo sistema integrale al sistemino piccolissimo fatto dal tetraedro di Cauchy in cui ho dx, y, dz, quindi diciamo, riscrivere l'equazione diciamo, di continuità della massa, riscriverlo per, in forma differenziale. Potremmo tranquillamente ricavarlo a partire ovviamente da questa relazione integrale. Non lo faremo a livello diciamo, di esercizione, lo rimandiamo diciamo, sul secondo livello. La prima cosa che farete, termofluidinamica, diciamo, è un corso diciamo, che parte da, queste, diciamo, da questi fondamenti, quindi riscriveremo diciamo, queste equazioni in modo molto semplice. Quello invece di cui volevo parlarvi adesso è come noi invece trattiamo l'ingresso e l'uscita. Perché se vogliamo scrivere questa equazione in questo modo, cioè per unità di tempo, ci accorgeremo che la quantità diciamo, di massa che sta entrando, e io diciamo, ho bisogno di calcolarla questa massa per unità di tempo che sta entrando attraverso questo tubo. Come faccio? Mi metto col secchio qua sotto a vedere quanto le entrate diciamo, nell'intervallo di tempo. Che succede? Potrei pure farlo. Mi metto col secchiello qua sotto, vedo quante le entrate in un secondo e dico, va bene, sta entrando un chilogrammo al secondo. Se ne entrano due in un secondo sono 2 kg al secondo e questa è una misura di portata, giusto? Quindi la portata M punto abbiamo detto che dal punto di vista diciamo teorico non è nient'altro che la quantità di massa che entra in unità di tempo, cioè dm su dt, giusto? Quantità in massa che entra in unità di tempo. Ora nella realtà io ho bisogno invece di un calcolo molto più semplice. Voi non siete ancora arrivati a fare misure di portata nel diciamo in mi sembra in misure, giusto? Forse lo sapete, anzi sì, sicuramente lo sapete, ma un po' più in là. Allora però vi possiamo fare alcune semplificazioni, poi vi vedrete anche misure, su come noi possiamo misurare questa quantità di massa che entra. Allora, la quantità di massa che entra, io potrei vederla anche come poiché abbiamo detto che diciamo, la portata massica la posso anche vedere come ρ per V punto, come portata volumetrica, cioè quanti litri entrano di acqua moltiplicati per la densità. Guarda, lo stesso, diciamo, il discorso è lo stesso, vi trovate? Cioè, se io dico l'acqua, quant'è la densità dell'acqua? Più o meno quindi un chilogrammo per diciamo, per decimetro cubo, giusto? Più o meno ordine di grandezza. Quanti litri sono entrati? 10 litri al secondo, quindi sono 10 litri per al secondo moltiplicato un chilogrammo litro, chilogrammo decimetro cubo, che cosa si diventa? 10 kg secondo. Quindi o lo scrivo così o lo scrivo così, va bene lo stesso. Quindi se questo è ρ per V punto, allora a questo punto vi chiedo: se voglio sapere quanti litri sono entrati e supponete di avere una superficie di un decimetro quadrato, diciamo un tubo, invece di mettervi sotto al tubo a vedere qua, vi mettete un po' più sopra. Io non a caso il volume di controllo ve l'ho fatto così e poi non mi sono messo qua. Mi sono messo qua e poi sono rientrato dentro. Perché ho fatto questo? C'è un motivo dal punto di vista fisico. Adesso diciamo, ve lo faccio capire. Mi metto un po' più su perché supponiamo il tubo sia di un decimetro quadrato, va bene? Cioè l'area del tubo è un decimetro quadrato. Se in un secondo si è spostata quest'acqua, si è spostata di un decimetro, è chiaro che io cosa ho? Ho l'area per la velocità del fluido, giusto? Cioè la portata volumetrica la posso vedere come velocità dell'acqua per il tempo diciamo in cui questa si è spostata, quindi V per delta teta, per dt. Vi trovate su questo? Cioè questo, ecco, su, anzi facciamo un passaggio alla volta, no? Non ci siete. Questo è uguale a ρ per che cosa? Per l'area, per il ds, cioè di quanto si sta spostando il mio fluido
nell'unità di tempo. Ci siete? Cioè, questo è l'area. L'area, quindi questo è l'area per DS, è il volume che è entrato per unità di tempo. Ci siete ancora su questo ragionamento? Cioè, io vado a vedere questo decimetro quadrato di quanto si è spostato, diciamo, la area per il delta S è il volume, diviso il tempo è ancora, diciamo, la forza volumetrica. Quindi area per DS. Ma chi è delta S, diciamo, su DT? È la velocità con cui si muove il mio fluido. Quindi è rho per A, per la velocità. Ci siete? Giusto? Allora, qual è l'ipotesi su cui sto lavorando e che deve essere verificata nel caso in cui io voglio effettivamente fare questo ragionamento? Io questo ragionamento lo potevo fare, vabbè, ma se tu ti mettevi un po' più sotto, lo potevi fare lo stesso ragionamento, ti mettevi qua. Misuravo la velocità qua, questa era la sezione, e qual è il problema? Perché mi sono messo là sopra, ragazzi? C'è un motivo che voi in questo momento non riuscite a comprendere, che comprenderete tra un poco quando farete la fluidodinamica. Allora adesso vi faccio vedere che cosa succede quando un fluido si muove. Cioè, se voi state in una tubazione e, diciamo, andate a misurare nella tubazione, vi mettete su una certa sezione e andate a misurare la velocità dell'acqua qua e l'andate a misurare qua e qua, non è che, là, diciamo, che questa quantità di acqua si è spostata, dopo un secondo si è spostata tutto quanto qua. Cioè, mettete un foglio di carta qui dentro, non è che questo foglio di carta resta così fermo e si sposta come se fosse un pistone davanti. Non si muovono così i fluidi all'interno di tutto. Pensate che si possono muovere così, ma in realtà, se noi infilassimo qua dentro un sistema di misura, si chiama anemometro, lo strumento con cui si misura la velocità dell'acqua all'interno dell'acqua, dell'aria, questo qualunque fluido potete fare questo ragionamento, giusto? Stavamo ragionando sull'acqua, quindi utilizziamo un anemometro per fare la misura della velocità dell'acqua, se no possiamo utilizzare sempre un anemometro per aria, ma va bene lo stesso. Allora, vi dicevo, se voi andate a misurare la velocità qua, non è la velocità qua, non è la stessa della velocità qua, della stessa velocità qua, della stessa velocità qua. Di solito non è così. Il profilo di velocità non è un profilo piatto. Se fosse piatto, noi avremmo un profilo che si chiama monodimensionale, cioè non cambia con questa dimensione. Va bene? Può cambiare soltanto in questa direzione. In questa direzione la velocità dovrebbe restare uguale. Secondo voi, come si distribuisce la velocità del fluido qui dentro? Cioè, la velocità del fluido che sta attaccato alla parete, quanto sarà grande secondo voi? L'acqua che sta vicino alla parete? Piccolo. Piccolo quanto? Quella che sta proprio vicino alla parete? Quella che bagna la parete? Sta ferma, ragazzi. Quest'acqua sta ferma e man mano che vi spostate alla parete, ovviamente aumenta la velocità per poi ritornare, diciamo, dall'altro lato, avere un picco, un massimo al centro ovviamente del vostro tubo, per poi ritornare dall'altro lato a velocità nulla. Quindi è sempre lo stesso il profilo? No, cambia. Con come cambia? Cambia in funzione del numero di Reynolds e cambia in funzione del, diciamo, del tipo di tubo. Allora, questo lo vedrete un po' più avanti. Cioè, se stiamo in regime cosiddetti laminari, questo profilo è un profilo parabolico. Quindi cosa vuol dire parabolico? Vuol dire che qua è 0, qua è 0, e qua abbiamo il massimo della velocità, che è due volte la velocità media, se fosse parabolico. Se nel caso invece di flusso turbolento, avete che mediamente questo, diciamo, è molto vicino, la velocità, diciamo, nel punto di massimo è molto più vicina alla velocità media ed è, diciamo, dell'ordine, diciamo, di qualche decina di percento più grande rispetto, più appiattito il fluido, diciamo, il profilo. Quindi nel caso turbolento è quello che vi ho segnato qua, nel caso di laminare fa così, ragazzi. Vabbè, questa è la velocità media e la velocità invece, diciamo, nel punto centrale, esattamente. Allora, io non vi voglio anticipare adesso la fluidodinamica, non ci interessa. Quello che voglio dirvi
è: poiché io voglio, tra l'altro, diciamo, questa situazione, ragazzi, secondo voi qua vicino allo sbocco, come esce qua l'acqua? Quella che stava sulle pareti, cioè qua comincia ad aversi il flusso, giusto? Quindi ci sono non soltanto dei fenomeni all'interno del, diciamo, della tubazione, che sono quelli che abbiamo visto, ma all'imbocco e allo sbocco sono chissà cosa. Cioè, se io mi metto all'imbocco di un tubo, come va il profilo digitale? Le linee di flusso come andranno? Andranno così. Cioè, la gente, diciamo, spingerà a destra e a sinistra. Ma immaginate all'imbocco di un tunnel e allo sbocco di un tunnel all'interno, diciamo nella metropolitana. Uscite dalla metropolitana e vedete che succede. Lo stesso, diciamo, quindi immaginate come va la velocità, qual è la situazione di ingresso e qual è la situazione di uscita. All'interno più o meno del tunnel, no? Quando le macchine si sono incanalate e uscite, come vanno le macchine all'interno del tunnel? O all'interno della metà, soprattutto uno dice più o meno vicino all'altro. Quindi questa situazione è la situazione migliore che potete trovare. Normalmente vi trovate sempre in questa situazione, perché la velocità all'interno dei tubi mediamente è sempre abbastanza grande da far diventare il flusso turbolento. Quindi, più o meno, anche se il flusso turbolento, vedete, potete considerare quasi come se fosse monodimensionale, vedete, sono molto diverse dal monodimensionale qua, abbastanza simile al monodimensionale qui. Quindi noi considereremo nei nostri calcoli una situazione quasi di questo tipo, anzi addirittura monodimensionale, e ci metteremo un po' più dietro a fare questa misura della velocità, proprio per evitare, diciamo, il discorso dello sbocco. Cioè considereremo la velocità all'interno della sezione come se fosse la velocità media, uguale in tutte, diciamo, in tutti i punti della nostra sezione. Quindi quando io vi dico, ragazzi, quando voi utilizzate questa, diciamo, questa formula, posso considerare la velocità in ogni punto, mettere in qualunque punto del vostro tubo e misurare con l'anemometro, potete dire no. Se volessi fare questo, dovrei fare una velocità media, perché cambia da punto a punto. Bene? Se invece fosse monodimensionale, ma non è così, a quel punto basterebbe in un qualunque punto dove mi trovo all'interno del tubo per avere questa situazione. Per questo troverete sui testi molto spesso queste rientranze, proprio per considerare dal punto di vista di chi sta misurando la possibilità di andare a fare il bilancio non esattamente qua, ma un po' più dietro, in modo da poter consentire di mettere un anemometro e con una sola misura più o meno dire vabbè, è un metro al secondo, facciamo un E1, ma più o meno ci sei. Lo stesso vale sul discorso, diciamo, di un fulgore, anche lì. Evidentemente, diciamo, i misuratori di velocità media sono estremamente influenzati, diciamo, dove se li mettete sullo sbocco. Invece, tanto più vi mettete un po' all'interno del tubo, tanto più l'ipotesi di monodimensionalità comincia a mantenersi vera. Quindi queste rientranze che trovate molto spesso sui libri di testo stanno a significare proprio il fatto che spesso nel fare il bilancio, piuttosto che mettersi qui per comodità, ci si mette un po' più sopra per poter, diciamo, fare questa ipotesi di monodimensionale che state inserendo nel vostro bilancio, cosa che spesso invece sarebbe non vera. Tanto più vi mettete vicino a questa, diciamo, al sistema, quando diventa addirittura il flusso tridimensionale, come in questo caso. Qui tutto sommato potete considerare, se vi mettete all'interno del tubo, che, diciamo, valga l'ipotesi di monodimensionalità. Chiaro cosa vuol dire monodimensionale? Questo non è soltanto, vedremo, per la fluidodinamica, ma anche per la termodinamica. Cioè, dire che il flusso è monodimensionale dal punto di vista termico, cosa vuol dire? Che la temperatura qua com'è? All'interno della parete, trasversalmente al condotto. Uguale, giusto? Cioè, non cambia. Può cambiare da questa sezione a questa sezione, ma non può cambiare sulla medesima sezione. Quindi ricordiamoci questo. Quindi che, fissato, diciamo, l'ipotesi di monodimensionalità, su tutta la fettina di tubo in cui io andrò a considerare le proprietà, quindi in questo caso anche la densità che io vado a considerare, la considero costante lungo tutta la sezione, giusto? Perché sennò dovrei fare la media della densità in ogni pezzettino. Se la temperatura qui fosse diversa da qui, fosse diversa da qui, e allora dovrei considerare tante densità diverse, vi trovate? Quindi sarebbe veramente complicato poi risolvere questo problema. E invece, come avete visto, la maggior parte delle volte potete fare questa grossa ipotesi.
Però quando io vi chiedo, abbiamo fatto questo uguale a questo, vi chiedo, ma quali sono le ipotesi di base che avete utilizzato per scrivere questa relazione invece che direttamente la M? Qual è? Perché altrimenti dovete fare l'integrale esteso a tutta la sezione del dm giusto su d teta, e le cose diventavano ovviamente un po' più complesse, perché il dm era la somma di tutti i pezzettini che stanno entrando, di tutti i conci elementari che stanno entrando all'interno del mio sistema, e quindi doveva, se la densità cambiava con la, cioè, la variabile dell'area, non posso portare la rho fuori qua. Ti trovate? Devo fare l'integrale lungo la superficie, cosa che non voglio fare, perché voglio risolvere subito il mio esercizio. Ci siete su questa cosa, ragazzi? Vedete come l'aspetto matematico e l'aspetto fisico sono sempre attaccati l'uno all'altro. Cioè, voi non potete disgiungere la formula dalle ipotesi fisiche che state facendo, perché se le disgiungete, voi applicate un modello matematico in modo sbagliato laddove fisicamente non vi è consentito. Bene, se io, diciamo, quindi in una sezione io ho qua vicino c'ho una piastra calda che riscalda da qua e dall'altro lato non c'ho niente, secondo voi potete, diciamo, considerare la temperatura costante lungo la sezione? Chiaro? Quindi se, diciamo, però se non ricordate che vale, diciamo, che state applicando l'ipotesi di monodimensionalità, voi dite vabbè, la piastra calda. Allora, per il momento io voglio sapere da voi soltanto quali sono le ipotesi, non voglio che voi sappiate risolvere il problema con la piastra calda lì, però voglio sapere, quando voi mi applicate questa relazione, quali sono le ipotesi semplificative che state applicando. Perché questo? Perché se vi do un esercizio in cui non possono valere quelle ipotesi, voi dovete dire, professore, non lo posso risolvere con le nozioni di base che io ho. Chiaro? Potrebbe capitare all'esame, io vi metto una bella piastra, voi fate direttamente, diciamo, applicate l'ipotesi di monodimensionalità e invece sbagliate. Cioè, ma io non l'ho fatto. Sì, però sai che non lo puoi applicare, giusto? Quindi attenzione a ricordare quali sono le ipotesi in cui stiamo applicando. Seconda ipotesi che molto spesso applicheremo. Cioè, noi faremo delle semplificazioni spaventose nei nostri esercizi. Un'altra ipotesi che spesso utilizzeremo è il fatto che tutte le proprietà nel tempo non stiano cambiando. Cioè, vuol dire che se non stanno cambiando le proprietà, diciamo, del mio sistema, cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire che qui dentro, all'interno del mio sistema, non cambia la temperatura. Cioè, può cambiare, la temperatura può essere diversa da qua a qua, può essere diversa da qua a qua, giusto? Ma nel tempo non cambia. Quindi anche la massa, può essere, la densità può essere diversa da questa, ma nel tempo non cambia. Quindi, se non cambia nessuna proprietà nel tempo, come sa quanto sarà l'accumulo in questo caso? Zero. E quindi in condizioni stazionarie potrò scrivere, questa se ne va, questo se ne va, che la sommatoria della massa in ingresso è uguale alla sommatoria della massa in uscita. La sommatoria delle portate in ingresso è uguale alla sommatoria delle portate in uscita. Quindi, se accanto l'ipotesi di monodimensionalità che spesso applicherò, introduco anche l'ipotesi di stazionarietà, io avrò una relazione estremamente semplice. Quantità in ingresso uguale a quantità in uscita, e se ho una sola portata in ingresso e una portata in uscita, come spesso lavorerete, quindi ho un tubo, un unico tubo, quantità in ingresso, condizioni stazionarie, se quantità in ingresso uguale a quantità in uscita, cosa potrò scrivere? M punto in ingresso uguale M punto in uscita uguale M punto, cioè la portata massica all'interno del tubo sarà sempre la stessa, se e solo se, se e solo se in questo caso valgono le condizioni stazionarie. No, monodimensionale non l'abbiamo ancora applicato, perché monodimensionale, se avessi scritto rho per A per V in ingresso uguale rho per A per V in uscita, allora avevo applicato anche la monodimensionalità. In questo caso ho scritto solo il mio punto in ingresso uguale il mio punto in uscita, quindi ho scritto soltanto la stazionarietà. Se poi voglio applicare anche questo, scrivo rho V in ingresso, cioè per l'area in ingresso uguale a rho V in uscita per l'area in uscita, e allora qui sto applicando evidentemente anche la monodimensionalità, sto considerando un'unica velocità all'interno della sezione di ingresso e all'interno della sezione uscita. Quindi attenzione a scrivere le formule così allegramente, cioè io non voglio che voi applicate le formule in modo mnemonico, perché se le applicate in modo mnemonico
ovviamente non sapete qual è lì, quando le potete applicare. Se invece le ricavate a partire dalle funzioni dell'equazione generale, andando a vedere quali sono le ipotesi, evidentemente diciamo, lì non dimenticherete mai che quelle equazioni la potete applicare se e solo se sono verificate con le ipotesi diciamo, di cui abbiamo parlato. Va bene? 2 minuti di pausa.